L'opera per cui Massimo Bontempelli venne processato nell'aula del Senato per apologia del fascismo è un'antologia di brani letterari per la scuola, da lui soltanto curata e completata. Un volume corposo di circa 700 pagine in cui Bontempelli aveva selezionato brani e opere di altri autori del suo tempo e del passato, ma che in ossequio ai criteri ministeriali per l'editoria scolastica dell'epoca conteneva anche testi e immagini, per così dire, inneggianti al fascismo e celebrative della figura del Duce. Lascio ai relatori il compito di guidarci nei tanti interrogativi che il caso Bontempelli inevitabilmente solleva, di spiegarci se quel voto del Senato fu un atto politico o di giustizia, se si trattò di una scelta secondo etica e morale o invece dettata da motivi di opportunità e convenienza, se fu punito davvero un cattivo maestro che aveva fatto propaganda di regime, o se invece Massimo Bontempelli sia stato solo una delle tante personalità dell'arte, della scienza o dell'università che avevano scelto, loro malgrado, di convivere con il regime. Cittadini costretti a piegarsi al rispetto delle leggi pur non condividendole, ma non per questo da considerarsi responsabili del regime. Anzi, semmai vittime due volte, come viene detto in un passaggio del libro. Prima del fascismo, che ne umilia il diritto a manifestare liberamente il proprio pensiero, poi della Repubblica, che li emargina e li punisce per essere stati fascisti. La Giunta delle elezioni propose la convalida ritenendo che quel libro non fosse proprio un libro di propaganda fascista, ma il Senato nel voto segreto per uno scarto di 11 voti respinse la proposta della Giunta, quindi un po' a sorpresa, diciamo così, tra virgolette, e quindi fu dichiarato decaduto. Si legge in controluce anche negli interventi di coloro i quali intendono che Bontempelli debba essere espulso dal Senato anche questo sentimento di cattiva coscienza, la grottesca macchina della ipocrisia che nasconde la cattiva coscienza. Era un giudizio chiaramente orientato da un pregiudizio politico, ma se avesse parlato avrebbe probabilmente ribaltato l'esito del voto, avrebbe messo molti in imbarazzo prima di esprimere il voto. Quella giornata del 2 febbraio 1950, che è lontana nel tempo, in realtà oggi ci affascina, ci interroga, per certi versi ci appassiona, perché sentiamo di essere in una fase di transizione da un mondo all'altro e di una frattura. In qualche modo, a distanza di 71 anni, rientra in Senato Bontempelli dopo esserne stato escluso, probabilmente con una valutazione molto rigorosa da un punto di vista giuridico, però forse esclusivamente letterale e non tenendo conto di quello che invece era stato anche un percorso personale e pubblico negli anni di Bontempelli di presa di distanza netta rispetto alla sua iniziale adesione al fascismo. E anche la modalità con cui si fece allora quella discussione, con un linguaggio che non solo affrontava in modo anche un po' violento, secondo me, i temi e le tesi che venivano sostenute, ma anche denigrando la persona. Tra l'altro in una fase nella quale un intellettuale, appunto, aveva, certo, come tanti altri, vissuto nell'epoca del fascismo. Quindi in qualche modo fa anche riconsiderare, secondo me, fa riflettere anche su questioni dell'oggi. Pagò un doppio ostracismo, quello dei fascisti che lo radiarono dall'università perché non accettò la cattedra con un gesto di grande coerenza, e da parte della Repubblica successivamente con questa espulsione dal Senato. Stare nei crocevie della storia in momenti come questo può determinare anche delle incongruenze di questo tipo. Secondo me alla fine la scelta del Senato fu un errore. Un insegnamento anche per i giorni attuali. Beh sì, c'è sempre un problema di confine tra politica e antipolitica. Un uomo profondamente convinto che la cultura fosse tanto importante nella formazione della nostra storia da ritenere, come ebbe a dire nell'aula del Senato, che il primo articolo della Costituzione avrebbe dovuto suonare così: l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro e sulla cultura.
Vi ringrazio.